Mi rivolgo a tutto il mondo. I speak to everybody. È arrivato il momento, the moment it's arrived, di interiorizzare quello che è accaduto a Gesù Cristo. To bring in ourselves what happened to Jesus, perché quella croce assunta dal Figlio di Dio, because that cross that was assumed by Jesus, the Son of God, è stata assunta da Dio in ciascuno di noi figli, allo stesso modo di Gesù Cristo. That cross has been assumed by God in every one of us. Every one son of God. La sola differenza tra Gesù e ciascun uomo, the only one difference among Jesus and every man è che Gesù è il solo in cui Dio si sia interamente compiaciuto. Is because Jesus is the only one son in whom God is completely glad to be in. È arrivato il momento che ogni fede deve usare il modello del Calvario. It is arrived the moment in which every fight of the man have to introduce in the personal believing what happened to Jesus, perché è Dio in croce in ciascuno di noi figli. Because God is in cross in every son, in every one of our to be God's son. È tutto. All right. Il Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Fides et Ratio, the Pope John Paul II, in his encyclical letter Fides et Ratio, cercò di evocare lo Spirito Santo delle ragioni di Gesù Cristo. Tried to introduce the Jesus Christ reasons, ma in 12 anni un solo filosofo ha cercato di portarle alla luce. But in 12 years only one philosopher tried to introduce this Holy Spirit of the reason of the Jesus Christ Gospel. Il prossimo 14 settembre si compiono 12 anni. The next September 14th we have exactly 12 years. Ebbene, 12 è il numero esatto degli apostoli. Well, 12 is the exact number of the apostles. Per cui, passato inutilmente questo tempo, ora Dio
introdurrà prepotentemente queste novità. Since this period passed in vain, now God is at the point to introduce authoritarily this great new, the Holy Spirit of the Jesus Christ Gospel, la verità delle ragioni del Vangelo di Gesù Cristo. È arrivato il momento di non guardare chi dice le ragioni. It's arrived the moment to not be interested to whom is speaking, ma alle ragioni che sono dette, but to the reason in itself that are pronounced, perché la verità, because the truth, non è oggetto di chi la dice, is not a question of whom is telling it. La verità è una cosa a sé stante, che non può essere influenzata dalla povertà di chi ve la sta dicendo. Because the truth cannot be influenced by the identity of whom is presenting it. È arrivato il momento di smetterla con questo terribile andazzo. It's arrived the moment to stop this horrible way to think. La verità è una cosa a sé stante. The truth exists in itself e non dipende da chi la dice, and it is independent from whom is telling it. That's all. Questo è tutto.